Toni Della Pia a sostegno di questa marcia per dire sì all'accoglienza e no anche alla guerra. Sì, è importante che Avellino è una delle poche città per adesso in Italia che si è attivata da questo punto di vista. Credo che noi dovremo andare avanti, lavorare in modo che cresca il movimento per la pace, aumenti la consapevolezza dei nostri concittadini e nostre concittadine che i ragazzi e le ragazze migranti sono nostri fratelli. Come ha detto prima bene un ragazzo, abbiamo il colore della pelle diversa ma il sangue è lo stesso. Io credo che noi dovremmo superare gli stereotipi che molte volte limitano la nostra intelligenza, e questa marcia è servita innanzitutto perché Avellino ci ha visti, è servita perché abbiamo urlato con forza il no alla guerra, una guerra dal nostro punto di vista imperialista, fatta e voluta solo per profitto, e noi dobbiamo riportare gli uomini e le donne irpine a lottare contro gli interessi delle multinazionali che poi uccidono e mortificano la vita della gente, e nello stesso tempo capire che questi ragazzi, se vengono via dal Medio Oriente, dalla Siria, vengono perché purtroppo ci sono delle guerre e noi li dobbiamo accogliere con dei corridoi umanitari, e dobbiamo far sì che l'accoglienza non sia solo un favore che viene fatto a questi ragazzi, ma diventi una consuetudine, diventi quello che dovrebbe essere al principio dell'umanità. Quando si parla però di sistema di accoglienza ci si scontra con modalità che non sembrano dare i risultati sperati, perché in termini poi di integrazione non offrono praticamente nulla, quindi si parla molto della necessità di guardare agli SPRAR. Avellino in questo è abbastanza indietro. Certo, indietro, e io devo dire con estrema franchezza che anche noi in questi giorni abbiamo denunciato come forza politica degli avvenimenti anomali dal nostro punto di vista. Abbiamo un'interlocuzione col prefetto rispetto alla quale sinceramente non abbiamo avuto ancora risposta, però noi insisteremo, perché riteniamo che la gestione dei centri di accoglienza non sia adeguata. Pensiamo che i soldi che le cooperative ottengono non siano spesi così come dicono le normative in essere, e crediamo pure che sia necessario che questi ragazzi e queste ragazze facciano formazione, imparino la lingua, perché in modo tale che possano diventare sempre più una risorsa e possano denunciare anche un fenomeno dal nostro punto di vista drammatico, che è quello della infiltrazione camorrista pure nella gestione non solo dei centri ma nella gestione della vita quotidiana di questi ragazzi, perché sappiamo pure che sovente quando vediamo dei giovani davanti ai supermercati che infastidiscono tanto il perbenismo locale, perché questa gente viene sostanzialmente sfruttata, perché non ottengono quei quattro spiccioli che dovrebbero ottenere per vivere, per studiare e per integrarsi in un modo giusto. Quindi come forza politica al fianco dell'associazione Movimenti, che ringraziamo per aver convocato questa iniziativa di oggi, noi andremo avanti, nei prossimi giorni a Paternopoli porteremo avanti delle iniziative e sicuramente le renderemo note. È importante farlo perché questo è il futuro dell'umanità.